Bisognava essere molto eleganti per questo video perché è tornato quel periodo dell'anno che tu ben sai. Quindi lasciare un mi piace per il secondo episodio di quest'anno. Anzi, vi faccio questa sfida: 20.000 mi piace, ma tanto non ci arriviamo, andiamo in Irla. Sì. Ennesimo video al parco acquatico in cui ci riconoscono tutti i boys e non riusciamo a registrare. Però sarebbe divertente rifarlo col maestro Servo, che dirà di... No. Allora... Ma il bro è tornato nelle backroom. Bro just went into the upside down, nel mondo di Stranger Things. Ma che poi questa è la mega pozzanghera, questa qua. Ma ragazzi, ma ma come fa? Che poi lui tutto legato è finito in un buco. Ma come fa? Perché questo è finito in un buco? Next. Il più sicuro scivolo d'acqua a Foggia, credo. No, beh, qua siamo ovviamente in America. Sì, che poi non ho capito perché i bagnini tendono poi a farti spinnare. Allora, io non credo che rispetti esattamente le regole di sicurezza. No, decisamente no. Immagina farla a Milano, che cadi tipo nell'acqua verde e non sai cosa ci sia sotto. Terribile. Oddio, queste cose mi fanno estremamente paura. Un po' claustrofobico, vero? Claustrofobico. Non mollare. Che tra l'altro questi qua sono quelli posizionati a 200 metri d'altezza e finisci dritto per dritto. Terribile. Ok, allora tutto in sicurezza. Vediamo parkour. Vediamo. The worst water slide ever. Perché? Oddio, ma il bro è finito a casa mia. Bruh. Onesto raga, ogni volta non vedo l'ora che arrivi l'estate per fare questi video. Le azioni di questo video sono eseguite da professionisti o supervisionate da professionisti. Vediamo veramente i professionisti. Eccoli qua, i professionisti. No vabbè, ma è bellissimo. Ma è fichissimo. È tipo il bananone versione supereroe. Ecco i professionisti. I grossi professionisti. I professionisti a Foggia. Tra l'altro non so se sapete cosa è successo a Foggia recentemente. C'è una roba pazza, ragazzi. Di nuovo, come l'anno scorso. Le rapide. Oddio. Sì, che poi la gente, cioè la gente... Allora. Voi non ci pensate, però effettivamente la quantità d'acqua che sposta una roba del genere è altissima. A meno che voi non siate estremamente duri e forti. Tipo questo signore qui, che resistette a litri, centinaia di litri d'acqua prima della pelata. Cioè stava già arrivando la pelata, ragazzi. C'era una bella chiazza di pelatone. Guardate che roba, ragazzi. Il coraggio degli uomini. L'uomo fin dove si è spinto. Infatti poi il giorno dopo presi... C'ero solo io, 0 gradi. Mi rispecchio, un imbecille. Veramente, raga, top cringe. 3 anni fa, meno male. Vabbè, comunque è pericoloso. Ma il materassino è senza persona. Ladies and gentlemen, we got him. Tutto ok, ma la vera domanda è perché era completamente vestito? No, ragazzi, la vera domanda è perché era aveva le scarpe in un parco acquatico. No. No. No, il telefono. No, il telefono. No, il telefono. No, il telefono. Oddio. No, il telefono. No, no, no. No, no. No, prendilo. Rotto, si è lavato le scarpe, però è morto anche il telefono. E poi si è bagnato i pantaloni, Emma si è bagnato. Nuova paura sbloccata. Ok, dopo aver raggiunto i 300.000 km orari con la tri... Oddio, no. No, l'ha missato. No, sta tornando indietro. No, che brutto. Oh mio Dio. E mo? Bro. Oddio, brutto. Dove vamo? Help! Ma come fa? Help!
Per chi non l'avesse capito, questo è uno di quegli scivoli infami che fa così. Adesso avrete una bellissima infografica da parte del maestro. Lo scivolo che fa. Se arrivi nel punto di coda troppo lentamente, poi torna indietro. E però, per fortuna, c'è un uomo che vive nelle foglie. Vedete? C'è questo uomo qui che lavora nelle foglie, nella giungla. Lui è spawnato a New York ed è droppato a Catanzaro. Non si capisce. Lascio a voi i commenti. Ah, bello questo, bellissimo. Oddio. No, 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 no. Allora, quante probabilità c'erano di prendere lo spigolo? Eccoci. Eccoci qua. Ecco dove finisce la nostra acqua. Ecco dove finisce la nostra acqua. Praticamente in America, per svuotare le piscine, la tagliano. E vengono inondati interi paesini. Le alluvioni, ecco. Che poi il terreno non so se riesce ad assorbire tutta quell'acqua, effettivamente. Però, comunque sia. Tra l'altro, ma come si svuotano le piscine? Ma io che lo stacco, ne so. Pov, the water park in Rhodes. Io di Rhodes ne conosco solo una persona. Eccoci qua. Sì, ma ha un problema, è troppo corto. La pista laterale. Signore, è tutto. Signore, forse era uno scivolo per bambini quello, perché la quantità di moto che lei aggiunge a questa roba qua è troppo alta, quindi poi mi va a sbattere contro il muro. Un po' come io in live che cerco di atterrare un Boeing 747 sulla pista di Firenze in 70 metri. Guardate. Chris non frena! Perfetto. Ah, eccoci qua, ragazzi. Questi sono quelli che preferisco. Persone che fanno il brividino sulla schiena di quando ti tuffi, ti prende proprio la spina dorsale. Brutto, eccoci qua. Ah, la mano. Vediamo questo. Beh, buono. You look real sexy over there. Did you take this? I'ma need that Fortnite cord back. But you're gonna see it. I'm coming to get it. Ok, eccoci qua. Bellissimo. Ecco. No. No, 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 no. Signor, vada avanti, non all'indietro. Niente, non sappiamo poi se la signora dove è finita. Che poi rimane bloccato dove lo scivolo è sospeso sul mare. Terribile. Water slide go wrong. Allora, che cosa ci può essere di sbagliato in questo video? Onestamente non vi saprei dire. Vediamo. Allora, c'è lui. Oddio. Oh mio Dio, sta arrivando. Il titano. Ah, era un meme. Cercherò di non ridere. Where that last piece of grass is, that's not really a ledge. No, vabbè, adesso qualcuno mi deve spiegare com'è possibile una cosa del genere. C'è la piscina enorme. Come fai a smissarla? Non è possibile. Non è concettualmente possibile. Come si fa a non saper saltare? Allora, secondo me non era tutto a posto. Forse il tasso alcol di quella roba lì era un po' alto. Cos'è che c'è di strano? Allora, qua c'è. Vabbè, bello questo scivolo d'acqua, fighissimo, veramente bello. L'acqua è cristallina, finalmente. Ah, loro si devono lanciare per poi dare la spinta alla persona che sta là sotto. No, deve essere una figata, vediamo cosa succede. No, ma che bella sta cosa, ma che bella. Poi l'acqua è bellissima. Qua dov'è? Questo posto è bellissimo. Loro sono i professionisti. Sì. Loro sono i professionisti del settore. Guarda che roba. Cos'è sarà? Il pinguino. La foga. Questa è una sfida virale. Perfetto. Cioè, vabbè ragazzi, ma ha buttato tutta l'acqua. Cos'è rimasto? Niente. Ma non è rimasto niente. Ma non è rimasto niente. Ora dal secchio al boccale. Vabbè, dai, buono. Perfetto. Ok, vediamo. Ma non deve berla. Allora, forse non hanno capito la sfida. Cioè, la sfida era di riempire i bicchieri, non di buttare a terra tutta l'acqua. No. No. Lo sa. No.
letteralmente in Ohio questa cosa, veramente, mai vista? Ok, i camerieri a Foggia. Signora, deve andare dall'altra. Ce la fa? No, vabbè, non ci credo. Quasi. Io sarei caduto molto prima. E un gorilla si approccia. Allora, e con terribile disappunto, amici miei, è tempo di chiudere. Vi ricordo che se volete prolungare la maratona sull'altro sito, sono in maratona, in live, quindi vi aspetto. Iscrivetevi invece su questo canale per non perdere i prossimi video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace per eventualmente fare delle cose. Ci vediamo in un prossimo video.